Come catturare Pecorant in Pokémon Scarlatto e Violetto? Naturalmente bisogna aver prima completato l'epilogo in uscita l'11 gennaio e sicuramente anche entrambe le parti del DLC. Quindi adesso iscriviti, metti like e vediamo cosa e come fare. Ah, ovviamente ci potrebbero essere dei leggeri spoiler, vi avverto. Per prima cosa ci servirà lo strumento chiave della bacca pesca misteriosa, ottenibile in modi ancora sconosciuti prima dell'aggiornamento, ma che al momento giusto garantirà l'accesso all'epilogo, dopo aver interagito un'altra volta con il negozio Momo presente a Verde Giada. Dopo averlo iniziato dovremo recarci immediatamente alla Loyalty Plaza, o meglio, Parco dei Benemici in italiano, dove lo incontreremo già la prima volta per motivi legati alla storia. A questo punto partirà la solita battaglia contro un boss, e se dopo averlo sconfitto non sarà stato possibile catturarlo in nessun modo, probabilmente allora non sarà proprio catturabile e dovremo aspettare una distribuzione ufficiale sia per lui che per la sua versione Shiny. Purtroppo al momento non ci sono abbastanza informazioni, ma se vuoi sapere di più su Pecorant, la sua storia, analisi eccetera, allora dai un'occhiata anche al canale YouTube del nostro Power Up Podcast e sul canale podcast Spotify collegato.